ufficialmente partito il match. Scherziotti, partita in profondità, prima occasione per l'angolare, arriva il gol dopo 14 secondi dal fischio d'inizio. L'Anguillara passa in vantaggio. C'era un buco al centro del campo, tentano di sfruttarlo i ragazzi dell'Anguillara. Scarica per Rapolessi, tiro dalla distanza a Palombella, stava per sorprendere tutti. Alla profonda ne approfitta l'Anguillara, voleva sorprendere tutti i Catarci. Niente da fare. Altro tentativo ora, lo porta via Scarziotti. L'Anguillara che insiste, mantiene ancora il risultato sul più uno. Ora qui il passaggio ancora per il capitano dell'Anguillara che non si arrende. La porta vuota, tenta il mancino. Disperato poi a terra, non riesce a concretizzare ancora Catarci. Occasione ora per il Cesano, ancora pallone tra i piedi sul binario di sinistra, interrompe Liberati, tenta comunque la sciabolata dalla distanza, attenzione perché brivido continuo. Prendo l'appoggio per lo bianco in verticale, intercetta Casagrande centralmente, difende col corpo, qualcuno deve dare una mano a Casagrande, approfitta, poi cade a terra lo bianco. Attenzione perché qui c'è la conclusione e arriva il gol del vantaggio ulteriore sul 2-0. Viene a festeggiare sotto la tribuna dei tifosi, bellissimo gol di Catarci Matteo che ormai si sta esaurendo, manca sempre meno al termine del match. Occhio perché c'è un corridoio libero, prova ad approfittarne Angelillo con la scarica, conclusione che finisce di poco oltre il secondo palo. Filtrante in profondità, è più veloce Ciplini. Tentativo di cambio di fronte, alla buona, arriva proprio sui piedi di Angelillo che può tentare la conclusione e arriva il terzo gol dell'Anguillara, firmato da Angelillo Giovanni. Inizio di questa partita, ultime occasioni, prova a farsi spazio Casagrande in qualche modo, poi braccato dalla difesa, costretto a ripartire sulla tre quarti, il pallone deviato e arriva il tredicesimo fischio a decretare la vittoria dell'Anguillara per 3-0 contro il Cesano Arancione. Bellissima partita, bravissime tutte le due le squadre. Io vi ringrazio per aver condiviso con me le emozioni di questo match e vi do appuntamento tra pochissimo con il proseguo delle partite.